secondo lei qual è la macchina del perfetto gentleman che l'ha fatta innamorare tra queste 70 auto in concorso? Ma guardi, sono tutte meravigliose, perché l'epoca era meravigliosa, era un'epoca dove c'era chi possedeva queste macchine a quei tempi, quando uscivano, quando erano prodotte, è un'epoca lontana dove c'erano forse più veri gentleman. E qui quindi ogni macchina ha una sua storia, un suo fascino, io stesso sogno guardandole ognuna, e devo dire che tutte sono bellissime, però ecco, io ho la grande passione per le Porsche, sono sempre state nei miei sogni, ho sempre desiderato di possederne più di una, e quindi qui quando vedo queste Porsche degli anni 50, in particolare ce n'è una azzurra che è bellissima. Per cui è la Spitzer azzurra del 54? Sì, è la Spitzer azzurra del 54, che peraltro, non lo dovrei dire, è l'annata dove quando sono nato io. Io mi occupo di vini, sono un produttore, non è stata una grande annata il 54 per il vino, ma sicuramente per la Porsche sì.